Un saluto cari amiche e cari amici, vi invito sempre a iscrivervi al mio canale YouTube, ad attivare la campanella, a mettere i vostri like ai miei video e non dimenticate mai di scaricare il link in descrizione. La palla di pelle, rassegna stampa di oggi, giovedì 25 luglio. Cominciamo con una bella notizia che riguarda una figura, una persona alla quale siamo molto affezionati, Adriano Galliani. Perché? Andiamo con il giornale. Galliani, regalo per gli 80 anni, nuove nozze per fare triplete. Articolo di Chiara Campo. Fra qualche giorno, il 30 luglio, Adriano Galliani compierà gli 80 anni. E a svelare la notizia sono le pubblicazioni di matrimonio comparse ieri sull'albo pretorio del Comune di Milano, dove la compagna, la signora Elga, risulta residente, ma nel documento si legge che gli sposi intendono celebrare le nozze a Monza, dove convivono da anni. Qui c'è la storia della signora Elga e di Adriano Galliani, quindi tante congratulazioni, non so bene la data, però faremo gli auguri, dobbiamo ricordarcelo, il 30 luglio, però Adriano Galliani si sposa per la terza volta. Cominciamo dunque con una bella notizia e passiamo adesso agli altri giornali. Partiamo dal Corriere del... No, continuiamo col Corriere della Sera, prima degli sportivi, perché la questione Sinner, o meglio, il momento difficile di Sinner che non può andare alle Olimpiadi per una brutta tonsillite, è esaminato così dalla penna delicata dei Gaia Piccardi. Vediamo la cronaca, è che lui non potrà partire. Eccolo qua, vediamo, perché qualcuno, diciamo, collega questi suoi problemi col fatto che parli della fidanzata. Eccolo qua. Ecco, nel rispetto della situazione di Sinner, qualche riflessione è doverosa. La sensazione è che a 22 anni Yannick faccia un po' fatica a conciliare la rigorosa dedizione che gli richiede il tennis di alto livello con la voglia legittima di vivere la sua età e il suo nuovo amore con la tennista Anna Kaniskaya. È una fase di assestamento che gli richiede un alto investimento di energie fisiche ed emotive, che lo lascia sguarnito sul fronte tennis. Se apre la finestra, uno spiffero entra e con quello spiffero il rischio di ammalarsi aumenta. La sfortuna nello sport professionistico non è un alibi. Le situazioni possono essere affrontate più o meno bene ed è lo stesso Yannick ad ammetterlo dopo Wimbledon. Certe cose potevano essere gestite meglio. Il vecchio Yannick, quello che l'anno scorso perdeva a sorpresa da Altmaier al secondo turno di Parigi, ne approfittava per tornare a lavorare, anticipare il cambio del servizio. Il Sinner innamorato, e non è reato, viene eliminato a Londra da Medvedev e parte per un weekend in Costa Smeralda con Kaliskaya, che in Sardegna ne approfitta per andare a trovare la migliore amica. E c'è sempre questo collegamento. Io ricordo quando ero molto giovane, c'era stato un problema anche con Angelillo, che aveva trovato una signora, Ilia Lopez, aveva fatto scandalo questa situazione. Ricordiamo anche Berrettini, era imputato alla sua vita sentimentale un calo e gli infortuni. Io penso che la tonsillite, francamente, poteva venire da fidanzato e non da fidanzato. Se io vedessi un rendimento inferiore, ha perso solo perché gli girava la testa, colpito da un virus influenzale, non credo che l'essere innamorato porti un calo dell'immunità a certe influenze o a certe malattie. Io credo che debba tornare a allenarsi e soprattutto stia bene. Ripeto, l'influenza, se a tutti gli innamorati venisse l'influenza, saremmo un mondo pieno di influenzati. Quindi
Spero che Sinner torni bene, stia bene. È certo un dispiacere per noi, egoisticamente per noi, perché ci divertiamo troppo a vederlo giocare, e quindi gli facciamo i migliori in bocca al lupo. Continui a essere innamorato, continui a giocare bene a tennis, perché tanti sono gli innamorati che hanno vinto a tennis, e quindi speriamo che possa tornare al migliore livello. Non seguo questa cosa della concentrazione su un'attività, anzi, direi che tornare a casa e trovare l'affetto ti dà ancora più energie, non te le toglie. Quindi questo è il mio pensiero su Sinner. Ci dispiace, ma egoisticamente, non per lui, per noi, perché a noi piace vedere giocare Sinner, come piace vedere Berrettini, che oggi è impegnato ai quarti di finale. Siamo molto contenti a Kitzbühel, siamo molto contenti per Berrettini, perché è riuscito a venire fuori da una situazione fisica complicata. Sta facendo dei miracoli. Parlavo con Bertolucci, mi aveva detto e sarà difficile tornare ai grandi livelli dopo 2 anni fermo, invece c'è riuscito. Ma a proposito di Corriere, sentiamo Monica Colombo cosa dice del Mina. È lei che segue sempre il calcio mercato e dice: Fofana e il Monaco hanno fretta. Il centrocampista francese nel mirino del Milan vorrebbe che il suo destino venisse definito entro una settimana. Il 1° agosto è atteso, ve l'avevo detto ieri. È atteso infatti al raduno dei Monegaschi. Il club del Principato chiede 35 milioni per il giocatore, perno della nazionale di Deschamps. L'altro obiettivo per la mediana è Samardzic, valutato dall'Udinese 25 milioni. Nei colloqui con i friulani, i rossoneri provano a inserire il cartellino di Adli, come vi avevo detto. Il francese però è nel mirino anche di Al-Shabaab, che è la squadra che dovrebbe aver preso Bonaventura. I rossoneri, qualora cedessero il giocatore in Arabia, ascolterebbero solo proposte da 15 in su. La Saudi League ha messo nel mirino anche Benasser. Questa Monica Colombo su Corriere della Sera. Andiamo alla Gazzetta dello Sport. Juve di lusso, in partenza anche Huijsen, ci sono i soldi per realizzare i 2 super colpi chiesti da Motta. Giochi proibiti per Sinner, ma ne abbiamo già parlato. Juve arrivano i soldi, sulle Huijsen e i saluti a fondo per Dodibò. Vediamo dove mandano Huijsen, che andrà al Bournemouth. Eccolo qua, portiere di Gregorio, doppia svolta. Vediamo dove mandano Huijsen, Sule sempre più vicino alla Roma, e quindi queste sono le operazioni di uscita per poi portare a casa del denaro per tentare il colpo Cop Miners. Roma scatenata, la Juve dall'ok, Sule è un passo fatto anche per Dal. E ora Dovbyk mi sembra complicato. Svelato il nuovo stadio, si va avanti con il progetto dello stadio, Milan sempre più americano, Cardoso nel mirino. Con tutto rispetto per i colleghi della Gazzetta, ho verificato, può darsi che abbiano ragione loro, per quello che riguarda le mie verifiche, non credo che il Milan prenderà Cardoso. Pavlovic si avvicina, con Ciao in Premier, ecco Lukumi o Igor, sono i 2 nomi per la difesa sempre messi in evidenza dalla Gazzetta ieri. Attacco Inter, porte aperte, Carboni in prestito, De Depay si offerto, ma Marotta vuole Gudmundsson. In 5 cercano l'anno della svolta, Leao più continuo, Frattesi titolare. Parlano di questi giocatori e gli altri sono Zaniolo e chi è l'altro ancora? Fagioli e Raspadori. Io mi tuffo ancora, come ambizioso, parla Pepe Reina. Osimhen vede solo Parigi, va in ritiro col Napoli ma ha fiducia nel Paris Saint-Germain, è questione di giorni. Hummels dici sì o no, e il tedesco tentenna. Inzaghi è il top, quello che manca è il divertimento, che campionato sarà, parla Malesani. Fiorentina in pressing, vuole subito Casadei ma il nodo è la formula. Attacco cileno, Pizarro il futuro, Sanchez il sogno, Sanchez quello dell'Inter, che ritornerebbe. Voglia, eccolo qua, voglia di bella Italia, super Camarda, guida bellissimo oggi alle 15, cari amiche e cari amici, da vedere la partita
La semifinale l'Italia giocherà con Marin, Mannini, Mane, Chiarodia, Bartesaghi, Ciammarichella, Lipane, Di Maggio, Zeroli, Pafundi, Camarda contro la Spagna, che ho visto soffrire con la Francia, ho visto la partita. C'è un'intervista a Bartesaghi, De Zerbi, il Marsiglia cambia volto, Farioli riscrive la storia dell'Ajax. Da seguire questi due allenatori, Maresca, terzo allenatore da seguire con il Chelsea. Vediamo, Sinner e Pogacar, numeri uni, senza giochi, un vuoto che pesa, giochi, maledizione Sinner, ne abbiamo già parlato. Andiamo invece a dire, Vavassori entra anche in singolare, Darder in doppio insieme a Musetti. Quindi questo, vediamo se c'è, iniziano i giochi domani. È stato annullato ieri un gol, fischi, incidenti, il gol annullato dopo 2 ore, furia argentina, hanno dato il gol. Dopo 2 ore il VAR ha detto che non era gol, sono tornati in campo 3 minuti, non si è mai visto una cosa del genere. Andiamo al Corriere dello Sport, vediamo i titoli. Ce l'hai fatta Matias, Sulè si prende la Roma, rilancio per Sorlot, Taremi e Zielinski, l'Inter è già in fuga, Samardzic il Milan alla carta. Continuano a parlare di Samardzic, io per adesso sono bello fresco, freddo, ne vediamo magari a metà agosto, ci sono delle priorità. Ghisolfi, rilancio Maxi per Sorlot, Sulè si è preso la Roma, Roma ecco lo stadio del futuro, Todibo Cop Miners, adesso la Juve può muoversi. Ecco, una big, le coppe, Huizen aspetta, Huizen andrà al Bournemouth, vediamo, Osimhen la pista è araba, ecco, da una parte Gazzetta, Osimhen aspetta il Paris Saint-Germain, è bello anche leggere tutte le varie, diciamo, versioni di una trattativa. Invece il Corriere dello Sport, Osimhen la pista è araba, mentre il Paris Saint-Germain non affonda, ecco, El Ali e Al Hilal per convincere De Laurenti servono un centino, 100 milioni, Lukaku in attesa. Parte lo sprint per Brescianini. Inter sempre più tosta, tutto l'oro a metà campo. Pobega per Samardzic, Milan alza la porta. A me non risulta Pobega, risulta, come ha scritto il Monica Colombo, che potrebbe essere inserito, tutto ci può stare, può darsi anche Pobega. Ma attenzione ad Adli. Chiudiamo con Tutto Sport. Vediamo il titolo, è un titolo dedicato, niente Coop, ce l'ha giunto l'Ata, l'Atalanta continua a fare muro, la Juve trova un'alternativa, Akliouché del Monaco, Gosen flirta con Zapata, Sinner giochi proibiti, quel colloquio finto, fitto tra Giuntoli e Thiago, tra le ali e con Mainz spunta l'idea Akliouché, è un giovane giocatore del Monaco, squadra francese che tutti noi conosciamo, trequartista o esterno alto, 7 gol nell'ultima Ligue 1, può essere l'alternativa a uno degli obiettivi. Vediamo, chiudiamo con il Milan, cosa dice Tutto Sport. Milan vuoi fare colpi, ha ragione Federico Masini, se noi pensiamo che arrivi Pavlovic, Fofana, Samardzic, Fulcrug ed Emerson Royal, servono un 130. La cessione di Ciao al Newcastle mossa per avere negli USA il serbo. Ricordiamo gli arrivi. Una volta arrivati negli Stati Uniti, il Milan. Fonseca abbraccerà Christian Pulisic e Musa, che si uniranno al gruppo per iniziare a lavorare. Il 28 è previsto l'arrivo di Rafael Leao, mentre Noah Okafor martedì 30, il programma degli arrivi dei giocatori sotto contratto. Il 2 agosto arriveranno Mike Maignan e Theo Hernandez, ma Milanello. Giorno dopo 3 Reinders, mentre Alvaro Morata si unirà alla squadra il 10 agosto. Chiudo con l'account X di Fonseca. Soddisfatto di questa prima parte di lavoro a Milanello, ora si parte per la seconda con la stessa voglia e ambizione di continuare a crescere. Forza Milan lo dico anch'io. Vi invito a iscrivervi al mio canale YouTube, ad attivare la campanella, mettete il vostro like ai video. E non dimenticate mai di scaricare il link in descrizione. Buona giornata.